Si è chiusa all'Arezzo Fiere e Congressi l'edizione 2014 di Abitar, che quest'anno, con le collaterali dedicate agli sposi piuttosto che all'artigianato, ha davvero sbancato sotto il profilo del successo di pubblico, complice anche il maltempo. Soddisfatto è il neo presidente Andrea Boldi, che non si prende il merito di questa iniziativa, ma pensa al futuro, annunciando un'importante novità per il prossimo appuntamento fieristico. Ci sono tanti margini di miglioramento, tante ottimizzazioni dal punto di vista delle spese, ci sono sicuramente tante opportunità nel mondo che possano rimettere Arezzo al centro di interessi internazionali. Tutti dicono che è stato fatto un errore in passato nel fare un centro con congressi, un centro espositivo così grande in Arezzo. Io credo che questa sia una dimensione giusta, anzi forse per i mercati internazionali anche leggermente piccola. Cercheremo intanto di impiegare la struttura che abbiamo, migliorando la parte esterna grazie all'apporto che ci stanno dando, devo dire, e continuo a ringraziarli tutte le istituzioni. Quindi già arrivare qua la prossima volta o a breve e trovare un posteggio asfaltato sarà un buon biglietto da visita. Arrivare in una situazione così caotica non è una bella presentazione. Fortunatamente l'interno è molto molto meglio. E se il maltempo ha giocato a favore di Abitar e Fiera degli Sposi, di certo non si può dire altrettanto della Fiera Antiquaria. Alle 17 la maggior parte degli espositori, i più coraggiosi che si sono presentati, erano già ripartiti. Una manifestazione che sempre di più ha bisogno di un vero supporto e Arezzo Fiere, nella persona sempre del suo presidente, non nasconde la candidatura. La Fiera Antiquaria è la fiera più importante di Arezzo, non esiste nessun'altra fiera che ci renda così famosi. Io ho qualche, diciamo, idea in merito e sicuramente ne ho parlato e ne parlerò ulteriormente col sindaco Fanfani. Io credo che portare la cultura e la musica dentro la Fiera Antiquaria potrebbe essere una buona idea, cioè una fiera dell'antiquariato con degli angoli in cui si suona musica classica o musica particolare che accompagni il turista potrebbe essere una fonte di attrazione a basso costo, ma sicuramente molto molto innovativa.